Buongiorno amici, come state oggi? Spero bene. Io sto attualmente vloggando sul mio telefono perché non trovo la memory card della macchinetta per i vlog. Non so, non riesco a capire dove l'ho messa. È giovedì mattina e sono le 8 e 10. Io sto per fare colazione, anche se prima ho bevuto il caffè. Fuse tea alla pesca e rosa, questo non lo comprerò più perché è buonissimo, mi piace un sacco. Comunque, piano di oggi devo assolutamente fare le pulizie, quindi ho pensato di includerle in questo vlog. E oggi pomeriggio devo andare a fare il laser, quello per le cicatrici, quindi sarò viola. E domani mattina io e Fede dobbiamo andare prima in banca e poi a fare la terza dose, quindi preferisco fare oggi le pulizie. Cioè, queste sono le pulizie che faccio una volta a settimana, sono quelle tipo fatte bene, tra virgolette, cioè quelle proprio pulizie profonde, chiamiamole. Quindi tipo fare le lavatrici, cambiare le lenzuola, tutte queste cose qua. Fare bene la polvere dappertutto. Ma perché cambia colore quando faccio così? Oddio. Lo vedete che diventa giallo? Vedi, è molto molto attiva, come potete vedere. È sempre così di prima mattina. E io ultimamente sto apprezzando molto i croissant della Bauli alla crema pasticcera. Di solito, se vi ricordate, prendevo sempre quelle all'albicocca, ma l'ultima volta non ce l'avevano. Quindi ho provato a prendere questi qui alla crema pasticcera e sono buonissimi. Infatti non li comprerò mai più perché li ho già quasi finiti e sono già rimasta quasi senza, quindi non li comprerò più. Quindi oggi pulizie, facciamo anche un po' di unboxing, poi vado dal dermatologo, poi mi metto al computer a fare un po' di lavori. E domani appunto dobbiamo andare a fare la terza dose, quindi penso che la maggior parte del vlog la concentrerò oggi. Anche perché spero che staremo bene, che non avremo niente, però appunto non si sa mai, quindi preferisco fare un bel vlog oggi. Adesso finisco di fare colazione, poi cerco la memory card e cominciamo a fare le pulizie. Ok, cominciamo. La memory card era sulla mia scrivania, dove sta di solito, solo che c'era sopra questa confezione di neve. Prima di tutto apriamo tutte le tapparelle, apriamo le finestre, così facciamo cambiare un po' l'aria. Questa è una cosa che mi piace tantissimo fare. Vi giuro che io aspetto la primavera, l'estate, solo per avere sempre le finestre aperte, è una cosa che mi piace veramente troppo. E inizio a mettere a posto le cose che sono già in giro. Questo è il mio arsenale con tutti i detersivi che utilizzo per le pulizie. Di solito, ovviamente non li uso tutti insieme. Preferiti, Vichinette, Chantecler, assolutamente preferito della vita, Quasar Vetri, anche se preferisco il Vetril e voi mi consigliate però sempre il Quasar Vetri con ammoniaca, non senza. Me l'avete consigliato voi, quindi l'ho comprato apposta. Vabbè, qui non è che ci sia molto da spiegare, inizio sempre a pulire prima i bagni, parto dal mio, poi passo anche a quello di Fede e vabbè, qui penso che le cose parlino da sé, nel senso. Pulisco il lavandino, pulisco la vasca da bagno, il bidet, il gabinetto che non ho ripreso perché non mi sembrava il caso. E potete vedere anche voi quanto mi sta addosso Bailey. Cioè, lei deve guardare tutto quello che faccio, specialmente in questa ripresa qui, in questo preciso momento che io sto pulendo e lei si sdraia sulle mie gambe per dormire, anche mentre pulisco. Finito il primo bagno, ovviamente si rimette tutto a posto, accendo una bella candela. Questa qui è di Ave Mei, però si era rotta la confezione, quindi l'ho trasferita in questa confezione qui. E poi andiamo a pulire il bagno di Fede. La cosa che odio di più al mondo è pulire la doccia. No, non è vero, la cosa che odio di più al mondo è stendere fuori, però odio anche pulire la doccia. Poi avevo fatto anche tutta la polvere sui mobili in camera, ma si era scaricata la macchinetta di vlog. Poi ho fatto il letto, sistemato tutto e ho spruzzato anche questo spray qui di This Works, che è tipo aromaterapia da spruzzare sui cuscini, serve per dormire meglio. E qui vabbè faccio tipo finta di passare l'aspirapolvere, poi l'ho passata veramente, ma per riprendere, per farvi vedere, ho fatto finta perché Bailey è sempre attaccata. Comunque, poi l'ho passata veramente e poi, vabbè, polvere anche in sala, fra tutti i mobili, tutte le sedie, il tavolo, tutto quanto. E oggi è anche il giorno della pulizia profonda del divano, quindi Dyson, ecco, Dyson per me la vita. Cioè io amo, ho il V11 ed è veramente i migliori soldi, sono veramente i migliori soldi che abbia mai speso in vita mia. Infine vado a passare l'aspirapolvere sul tappeto e vado a fare anche tutti gli altri pavimenti. La cucina l'ho fatta ma non l'ho ripresa, sorry, mi sono dimenticata. Comunque abbiamo più o meno terminato. Ok, adesso pausa Kardashian intanto che di là va il robottino per lavare i pavimenti e poi finisco di ritirare tutto, però dovrei aver finito. Comunque, ultima volta che faccio le pulizie da sola, aspetterò sempre che ci sia anche Fede a casa perché con lei è impossibile, cioè mi deve stare attaccata
24 ore su 24, ogni seconda a guardare cosa faccio. Veramente, cioè, anche solo passare l'aspirapolvere ce l'hai dietro che guarda che cosa fai, quindi è impossibile. E tra l'altro devo lavare il tappeto della sala perché è sporco e da un po' che non lo lavo, ma devo farlo con l'ammoniaca, quindi devo aspettare che ci sia anche Fede, perché sennò con lei è un disastro. Però vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta, la maggior parte delle cose è fatta. Mi sono appena resa conto che mi sono dimenticata di lavare i pennelli prima di pulire il bagno, viva me! E devo anche darmi una sistemata i capelli, li ho lavati ieri sera. In realtà non so se piastrarli o no, perché comunque oggi non devo truccarmi, perché come vi dicevo devo andare dal dermatologo. Appunto, dal dermatologo starò tipo 20 minuti e dovrò comunque legarli per fare il laser, quindi sto pensando che magari non li piastrerò, mi farò una messy bun, qualcosa. Facciamo velocemente un po' di unboxing di alcuni pacchetti che sono arrivati. Prima di tutto, scusate, ho preso dentro. Prima di tutto è arrivato un pacchetto da parte di Too Faced, cioè guardate che spettacolo, è bellissimo, è fatto di carta. Questo infatti non lo butto, lo voglio mettere nel mio armadio, nello studio, quello dei trucchi, in alto, dove ci sono tutti i pacchetti tipo primi PR pack, tutte queste cose qui. In realtà avevo già ricevuto un altro pacco da parte di Too Faced con i rossetti, i Lady Bold, però la confezione era tutta schiacciata, quindi questo, siccome non lo so, mi sembra più bello, penso che terrò questo qui invece che l'altro. Comunque all'interno c'è il nuovo Lip Injection Lip Balm, dovrebbe essere anche plumping, quindi dovrebbe dare anche volume alle labbra teoricamente, e dovrebbe essere rosa, quindi un mix tra lip balm e lip plumper. Poi è arrivato da parte di Benefit il nuovo prodotto, che è il primer sempre della linea Professional. Questo qui è il light primer, quindi dovrebbe essere sempre per andare a riempire i pori, quindi classico Professional, però dovrebbe avere una consistenza molto più leggera. Non l'ho ancora provato, ma voglio assolutamente testarlo per vedere cosa ne pensiamo, se ci piace, se è meglio quello classico, se è meglio questo qui. E siccome so che me lo chiedete spesso per quanto riguarda i pori, preferito rimane sempre il Pore Minimizing di Smashbox, che però non sarà più disponibile molto breve, quindi se lo volete andate sul sito di Douglas, prendetelo, perché poi sarà andato per sempre. Un altro che minimizza i pori ma non così tanto è il Control, sempre di Smashbox, quindi è la versione nuova, che però è più mattificante, quindi non è solo esclusivamente per riempire i pori, ma è anche mattificante. Minimizza, ma non tanto quanto il Pore Minimizing. Il Professional di Benefit a me è piaciuto molto, però lo trovo un pochino come consistenza più unto rispetto a quello di Smashbox. Appunto, proveremo anche questo qui per vedere un po' com'è, magari è più simile a quello di Smashbox, non si sa mai. Nel pacchetto di Benefit c'era anche una bellissima fascia per i capelli, che è questa qui, e una borsa da palestra, che è questa qui, tutta trasparente. Ora, io non vado in palestra, però sto pensando, è una cosa che inizierò magari a includere anche nei vlog, sicuramente da settimana prossima, perché appunto voglio ricominciare ad allenarmi. Sembrerà molto stupido, lo so, però è la verità, quindi perché non condividerla? Come vi dicevo, sto vedendo Al Passo con i Kardashian, quante volte ve l'ho detto in questi vlog, mille. Non lo so, vedere loro che hanno, vabbè, ok, allora c'è tantissima chirurgia in ballo, togliamo la cosa della chirurgia che sicuramente aiuta tantissimo, però loro sono stra in forma, cioè mi piace tantissimo il fisico che hanno, specialmente Chloe. Cioè Chloe per me veramente è la mia nuova celebrity crush, è stupenda, e ogni volta che vedo una puntata con il suo fisico statuario penso, oh mio Dio, devo allenarmi. Sinceramente non me ne frega nulla del peso in sé, mi interessa solo sentirmi tonica, è tutto quello che mi interessa. Quindi appunto penso che da settimana prossima comincerò proprio con un bel regime. L'altra cosa fondamentale per me è non farne una paranoia, nel senso che io spesso il mio errore è qual è? Che quando mi fisso decido che voglio allenarmi magari tutti i giorni, quindi cosa succede? Parto da zero, faccio tutti i giorni ad allenarmi e poi mi stufo e non mi alleno per settimane, quindi così non ha assolutamente senso. La mia idea è quella di riuscire ad allenarmi due volte a settimana. Partiamo con una bar, almeno proprio obbligatorio una volta a settimana, sperando di riuscire a farne due, quindi questo qui è l'obiettivo, diciamo, ed è una cosa che appunto ho cominciato già a fare questa settimana facendo un allenamento. Settimana prossima vorrei farne almeno un paio. Anche perché di là c'è anche il Tapirulan, che non stiamo usando da un po' di tempo, anche per il fatto che
Non so come questa cagnolina reagirebbe al tapis roulant, quindi è da testare anche quello. Però nel senso deve anche abituarsi perché l'abbiamo pagato quel tapis roulant e vorremmo anche utilizzarlo. Quindi comunque questo è il piano, che è partito tutto dalla borsa palestra di Benefit. Poi da parte di Look Fantastic è arrivata la The Valentine's Collection Box, che è veramente bellissima questa volta, sembra tipo un libro, vedete? C'era il fiocco. All'interno abbiamo un sacco di prodotti. Prima di tutto abbiamo un profumo, un campioncino di un profumo di Amber Eau de Toilette. No, non è un profumo che userei io. Mi piace, ma non è abbastanza dolce per quello che uso io di solito. Prodotto di Living Proof shampoo secco, che è questo qui. Che è ironica questa cosa perché io ho ordinato questo qui esatto, identico, taglia mini size sul sito di Look Fantastic e dovrebbe arrivarmi fra un po', perché non sapevo che sarebbe stato incluso in questa box. Comunque, shampoo secco di Living Proof che voglio assolutamente provare. Poi abbiamo un pennello di Luvia, blush brush, questo qui. Abbiamo un prodotto di Herbivore, non lo so, Cloud Jelly. Collagene vegano, siero idratante e rimpolpante. Il Too Faced Better Than Sex Mascara in versione mini. Smalto di Nails Inc. Questo è, credo, Portland Square come colore. Uno shampoo detox di Uwe. Un Love Sleep Pillow Spray. Questo qui è quello che ho spruzzato stamattina, ve l'ho fatto vedere, ma la versione che ho usato io è quella azzurra. Una matita labbra di Delilah. Questa è la Lip Line colorazione Pout 3000. E 3, quindi matita labbra nude, un rossetto di MAC nella colorazione Mer ed è questo colore qui, molto molto bello. Mamma mia, quanto mi piace il profumo dei rossetti di MAC, cioè proprio una cosa buonissima. Abbiamo il Glow 2 Illuminating Blush di Seattle London, ok, che è questo qui, versione mini anche lui. Ed infine abbiamo una maschera di Elemis che è la Superfood Berry Boost Mask, riequilibrante con prebiotici. Questa qui, molto molto curiosa di provarla. Esfolia e assorbe gli oli d'eccesso, lasciando la pelle luminosa, mattificata e illuminata. Adesso direi che io posso andare a fare da mangiare. Poi porto giù Bailey a fare il giretto, che adesso sta collassando. Poi penso che metterò la crema anestetica per andare dal dermatologo. Bene, see you later. Beh, come potete vedere, neanche oggi abbiamo fatto il laser. Penso che si percepisca dal colore della mia pelle, che è piuttosto normale. Non abbiamo fatto il laser per due motivi. Prima di tutto, domani ho la terza dose. Io avevo chiesto, ma in realtà non si può fare il laser il giorno prima di fare la dose. Bisogna per forza aspettare almeno 15 giorni. Motivo numero due, abbiamo cambiato piano, nel senso che abbiamo fatto sedute laser a sufficienza per ottenere il massimo dei risultati possibili da ottenere. E penso che si veda abbastanza bene, questa è la mia pelle in questo preciso momento. Io sono felicissima dei risultati raggiunti fino ad ora. L'unica cosa che proprio non mi piace, che è sempre stato il mio tipo grosso problema, diciamo, quello che mi ha sempre dato più insicurezze di tutto, diciamo, sono questi buchi qui che sono rimasti abbastanza grossi. Cioè, si sono rimpiccioliti comunque un sacco, però sono rimasti comunque abbastanza grossi, penso che si vedano. Sono poche cicatrici, ma comunque quelle che mi danno più noia. Dicevo che abbiamo trovato una soluzione alternativa, quindi invece di fare un'altra seduta di laser, faremo un'altra procedura, che vabbè, poi vi spiegherò tutto nel video dedicato proprio a questa cosa del laser. E in breve, molto in breve, andremo a fare delle piccole iniezioni di acido ialuronico all'interno proprio dei buchi, delle cicatrici più grosse, in modo da riempirle e renderle, penso, non so se completamente sparite al 100%, comunque molto meno visibili di così. Già comunque ho notato un grande miglioramento rispetto a prima, però vi ripeto, cioè è proprio una cosa che cioè io me la vedo, mi dà proprio fastidio, no? E quindi sono tanto tanto contenta perché andrò appunto tra un paio di settimane a fare queste piccole iniezioni di acido ialuronico che vabbè, ve lo chiamerò come filler praticamente perché in teoria è tipo il filler, però non nel senso che mi cambierà qualcosa in faccia, cioè non è che tipo questa zona risulterà più piena o che gli zigomi saranno riempiti o cioè non mi cambierà nulla in faccia, semplicemente andrà a riempire
solo ed esclusivamente le cicatrici. E io sono tanto, 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 tanto contenta. Non vedo l'ora, letteralmente. In questo momento ho ancora la faccia parecchio paralizzata perché uso la crema anestetica. Adesso vado a sciacquarla, toglierla e poi finisco di far andare l'asciugatrice così poi stiro. Ah, appunto, non l'abbiamo fatto oggi, il piano era farlo oggi, questa cosa di tipo filler, però la faremo comunque dopo 15 giorni almeno dalla terza dose. Per evitare qualsiasi tipo di reazioni, eccetera, anche perché io non ho mai fatto nulla di estetico, diciamo, oltre al laser, quindi non so, cioè non dovrei avere, non ho mai avuto allergie a nulla nella vita, però non so che tipo di reazione potrebbe farmi. E ovviamente con il vaccino, diciamo, non è il massimo andare a fare due cose insieme contemporaneamente. Comunque, appunto, sono veramente tanto tanto contenta, anche se la mia faccia è paralizzata. Però sono tanto contenta. Buongiorno, lunedì mattina e non ho vloggato durante il weekend, ve l'avevo già accennato che avrei vloggato pochissimo. Allora, terza dose, liscia come l'olio, più per Fede che per me. Io ho avuto, cioè non febbre, però mi sentivo molto fiacca per due serate di fila, quindi venerdì sera e sabato sera, e un po' di male al braccio, ma strano perché ho male qui sopra. Ecco, si è schiantata. Qui sopra e anche qui sotto, cioè sull'ascella, un male allucinante. Però vabbè, adesso un po' mi è passato, sento ancora un po' di male al braccio, come se avessi un livido, però niente di che, niente come venerdì. Fede invece è benissimo, cioè proprio tranquillissimo, sereno. Ecco, abbiamo girato il video sabato sera, quello con le domande in cui rispondevamo. Che nervoso veramente, raga, cioè un nervoso allucinante perché quando ho messo i file sul computer non c'era l'audio. Cioè proprio neanche un audio che si sentiva male, non c'era proprio audio, era tutto un zzzz piatto. Quindi dovremmo rigirare quel video lì. Avevo pensato di rispondere alle domande in questo vlog qui, però era un video molto carino che secondo me ci stava anche per cambiare un po', per provare qualcosa di diverso, quindi lo rifaremo. Sabato cosa abbiamo fatto? Boh, non mi ricordo, niente di che, sono messo l'audio. Siamo usciti poi la sera con dei nostri amici. E ieri invece siamo andati a pranzo dei miei suoceri e abbiamo portato veli nel campo dei miei suoceri, che è un prato chiuso praticamente dove loro hanno anche l'orto. Cioè loro portano lì il cane a correre e abbiamo portato anche veli, quindi l'abbiamo lasciata senza il guinzaglio proprio perché tanto non c'era nessuno, cioè non poteva andar via in nessun modo. E si è divertita un sacco, ha corso come una pazza, infatti ieri poi era distrutta. Siamo andati poi a fare una passeggiata al parco con i nostri amici. E cioè ha veramente camminato tipo 5 minuti e poi ha iniziato a fregnare che voleva stare in braccio perché era proprio cotta, veramente distruttissima. E infatti poi appena siamo arrivati, a parte già dormiva anche in macchina, quindi già un miracolo, quindi vuol dire che era proprio stanca, stanca. Quindi abbiamo preso un bel gelato ieri anche perché c'erano, cioè ha fatto 2 giornate veramente fantastiche, 3 giornate in realtà fantastiche. E poi niente, vabbè, siamo tornati a casa, ieri sera io che abbiamo visto Doctor Strange perché stiamo vedendo tutti i film della Marvel. E adesso abbiamo iniziato a vedere Thor Ragnarok. Dobbiamo vederlo finire perché abbiamo iniziato a vederlo ieri sera, dobbiamo vedere l'altra metà. Spero almeno che la parte delle pulizie risulti abbastanza interessante. Adesso vado a editare il vlog a capire se vale la pena di farmi voiceover per le pulizie, se devo spiegare che cosa sto facendo. Calcolate che ci sono dei pezzi in cui ovviamente magari faccio finta, tipo quando passavo l'aspirapolvere, cioè è ovvio che poi sono passata anche sotto tutti gli angoli, dappertutto, ho spostato tutto quello che devo spostare, ma dovevo riprendere col telefono perché la telecamera era scarica, intanto avevo lei attaccata che guardava cosa facevo, quindi è tipo un pezzettino fatto finta, diciamo, cioè non è che stavo letteralmente passando l'aspirapolvere. Le ho fatte un po' meglio di come le ho riprese, mettiamolo così. E oggi verrà a trovarmi il mio amico Luca, quindi sono molto contenta perché è da un sacco di tempo che non ci vediamo, è tipo più di un mese, credo. È tantissimo, non è mai passato così tanto tempo da quando ci conosciamo che non ci siamo visti. Mi sono incartata. È passato un sacco di tempo, cioè è la volta, cioè non è mai passato così tanto tempo senza vederci, da quando ci conosciamo. Beh, qua ce l'ho fatta. Niente, io vi saluto, spero che abbiate una bellissima settimana e ci vediamo decisamente su Instagram, ci vediamo mercoledì con un nuovo video su YouTube e ci vediamo venerdì anche con un altro video su YouTube. Niente, spero che il vlog vi sia piaciuto e vi ringrazio della compagnia. Ciao!